so, con noi magari non lo può dire perché difende giustamente il suo gruppo, però. No, no, ma io non difendo il gruppo, abbiamo fatto partendo dalla società, partendo poi dai collaboratori, dallo staff dirigenziale, un lavoro straordinario, perché non era facile costruire in un poco tempo e fare soprattutto quello che è stato fatto. Cioè, io mi ricordo che agosto c'erano premi a voi che erano quelli che erano sicuri, gli altri poi gli altri giocatori che erano. È un blocco, in parte è stata fatta una lavorazione veloce anche con difficoltà e anche con dispiacere, perché con i giocatori andare a dire poi guarda, in questo momento non serve a Parma, è stato un dispiacere, e beh, è stato fatto da loro. È chiaro che adesso si parte con una prospettiva diversa e con situazioni diverse, e le valutazioni che andremo a fare dovranno fare la società, perché ripeto, prima di tutto io devo ancora discutere per quanto riguarda la mia situazione. Però partendo dall'esperienza appunto dello scorso, ci stai dicendo che non sei quello che può essere confermato, no? Dobbiamo parlare, quindi non è che si conferma, dobbiamo parlare con la società. È una questione di durata del rapporto, sì, che sì, sicuramente dobbiamo parlare. Ora c'è la prima notizia, però c'è anche da fare un discorso importante sulla valutazione di quelli che quelli che sono entrati quest'anno a far parte del Parmacalcio, dei giocatori. Sono state fatte queste valutazioni non soltanto a livello tecnico, a livello tattico, ma si parla anche del progetto e di chi vuole far parte di questo progetto anche come persona, come uomo. Quindi si fanno una valutazione anche su questo contesto qui. Ripeto, si può sbagliare la missione tecnica, la missione tattica, ma non si può sbagliare l'uomo. Quello è una cosa su cui la società, secondo me. Voi avete insistito molto già da lui. Gli uomini sono fondamentali. Per me sono fondamentali per raggiungere. Grazie.